fissato un giorno in maniera perfetta, pari a 86.400 minuti secondi, si erano scelte delle unità metro, chilo e secondo che erano perfette, perfettamente coerenti con il fenomeno della rotazione della massa terrestre. Per cui quando io sostengo, come esponente della fisica modea, che il ciclo decimale che è seguito oggi da tutte le unità del sistema internazionale, che raccoglie le 7 unità della fisica, il 10 cessa di essere un arzigogolo. È lo strumento ideale, matematico, per considerare il fenomeno fisico secondo una matematica che sia rispettosa del ciclo di 10 decimi che regola la matematica. Quindi la matematica diventa rappresentativa, ma quando i nostri scienziati, fissato tutto ciò, si dimenticano di avere assunto questa cosa che vale per tutte le unità della fisica e quindi è un riferimento assoluto, e non usa il suo riferimento assoluto per controllare cosa vede negli esperimenti nel campo minuto, allora la fisica procede chiudendosi gli occhi, perché evita di fare i controlli incrociati nei due versi della possibile conoscenza, quello che dal dettaglio, ossia dalle sperimentazioni fatte a Ginevra, nel CERN, fino alle impostazioni generali, uno è il percorso di tipo sperimentale, che dal dettaglio cerca di risalire alle regole, ma bisogna sapere anche che c'è questa regola generale del ciclo 10 di ogni unità decima, perché questa considerazione consente di fare discendere delle conseguenze dirette a partire da quella definizione, tanto da poter controllare la qualità della comprensione dei dati. Perché, amici miei, noi abbiamo una grande quantità di tecnici esperti lì a Ginevra che in questo anello di chilometri fa tutti gli esperimenti, ma se non c'è la capacità logica di capire che senso hanno, costoro possono cadere in quell'equivoco in cui per centinaia e centinaia di anni è rimasta tutta la scienza, perché credeva direttamente veri i dati risultanti dalla esperienza. Vedeva il sole sorgere in un punto, muoversi in tutto il cielo e diceva: ecco, dall'esperimento risulta il movimento del sole attorno alla Terra. Questo è il risultato che ognuno di voi, senza bisogno di avere tutte queste apparecchiature, è in grado di vedere. Ma non è vero. È il risultato di un'azione e di una reazione, tanto che dal moto della Terra, per conseguenza, risulta apparente il moto del Sole attorno alla Terra, mentre la verità è che la Terra è un pianeta del Sole e gira attorno al Sole. Se
una cosa che è davanti agli occhi di tutti come il sole che gira e che lo potete fotografare. Vi mettete lì con una telecamera e la telecamera registra in modo oggettivo. Che cosa? Il movimento del sole. Voi dite, non siamo noi che ci sbagliamo. Anche la telecamera, vedete, fa vedere che si muove il sole. Questo per dirvi che i risultati oggettivi, qualunque essi siano, se non sono sempre controllati dalla filosofia della scienza, rischiano di essere presi per buoni, così come appaiono. Se facciamo la stessa cosa, ripeto, riferendoci al sole che sembra muoversi nel nostro cielo, per dedurne che, visto che così è risultante anche attraverso l'uso della tecnologia, noi lo filmiamo e vediamo tutti i movimenti del sole, quindi se concludiamo che è il sole che gira, siamo lì a non capire che in verità è la Terra che gira e di conseguenza è visto girare il sole. Ora, capito questo, prendiamo gli esperimenti che sono fatti a Ginevra. Costoro, con le telecamere, hanno registrato i movimenti delle particelle risultanti dallo scontro e li stanno prendendo per buoni così come appaiono. Secondo voi è una cosa intelligente? Non è lo stesso possibile errore che facciamo quando mettiamo una telecamera a osservare il movimento del sole? Se dobbiamo interporre l'intelligenza a esaminare le risultanze della telecamera messa in relazione al movimento del sole, dobbiamo capire la necessità che dobbiamo operare allo stesso modo ragionevole nel controllare quelli che sono i risultati apparenti dalle telecamere che, facendo milioni di fotogrammi a secondo, registrano il movimento che risulta da questa esplosione. Secondo voi dobbiamo interpretare il moto del sole che ci appare da una telecamera e non farlo in relazione al moto che la stessa telecamera sta facendo vedere nelle risultanze di questi scontri? Dobbiamo dire in questo caso, dobbiamo ragionare, in questo caso no. Nel caso atomico le cose appaiono proprio così, perché il sole forse non appare proprio così. Ecco dunque la necessità del controllo incrociato, ossia preso nel dettaglio da una parte e nel valore totale e assoluto dall'altra. Quando noi di un fenomeno piccolo e relativo possiamo dedurre la possibilità di un errore, dal fenomeno totale no, perché il fenomeno totale è tutto e noi lo abbiamo posto tutto come matematica, quella di 10 elevato a 10. Di conseguenza il controllo fatto dall'altro estremo di 10 elevato a 10, ossia dalla verità matematica delle relazioni, ci consente di pulire e togliere di mezzo tutti gli errori che sono fotografati dalla telecamera e che, se sono presi per buoni così come appaiono,
Certo che procurano una standing ovation in tutto il pubblico che per decenni aveva criticato il bosone di Higgs, detto da Higgs, e che finalmente, quando una particella o molte particelle sono scaturite e sembrano essere quelle che egli aveva supposto, partono tutti a dire: oh, allora è vero, abbiamo scoperto questa particella che sembrava invisibile. Su che base? Sulla base di prendere per oro colato la dinamica che si vede. Ogni dinamica che si vede è in verità sempre uguale e contraria alla dinamica veramente in atto. Quindi io sono scettico in partenza sui risultati dinamici che ottengono da quelle telecamere che rilevano i movimenti presenti in atto. Sono scettico perché dico: ho la prova che la dinamica del Sole mi dà una dinamica relativa alla dinamica della Terra. A che cosa è relativa quella dinamica del bosone di Higgs che mi appare una sua dinamica? A che cosa è relativa? Perché quello che mi appare è un fenomeno dinamico e relativo che va filtrato dalla intelligenza. E poiché io cerco di filtrare con l'intelligenza questo che costoro prendono per buono così come appare, e sono esattamente ancora a livello di quelli che, vedendo girare il sole, dicono: gira il sole perché così appare, e non se ne rendono conto. Io, rispetto a loro, faccio come fece a suo tempo Galileo Galilei e mi becco tutte le critiche da tutti i sapientoni di questo tempo, che sono pervicaci nel prendere per oro colato quello che immediatamente si vede come dinamica. Galileo Galilei, che sembra il fondatore della scienza moderna, non è ancora riuscito a inculcare nella testa degli scienziati di oggi che le loro osservazioni dirette, che appaiono nella loro dinamica, devono essere interpretate sulla base della dinamica uguale e contraria. E sono trattato io ancora oggi come a suo tempo era maltrattato Galileo Galilei da tutti costoro, tanto che quando uno di voi si informa su di me da tutte le parti e si sente dire: l'Amodeo e la fisica amodea manca dei presupposti della conoscenza della fisica. Ma i presupposti della conoscenza della fisica nella sua dinamica sono poggiati sul principio azione e reazione. E io sono l'unico che ancora rivendica che tutto ciò che appare come dinamica è in verità la immagine rovesciata di una dinamica in atto che è proprio uguale e contraria a quella che appare. E sono maltrattato ancora come era maltrattato Galileo da questi scienziati del tubo che si dicono post-galileiani e continuano a credere come galline squacquaracchiate direttamente vero quello che vedono, e vedendo il Big Bang dicono è vero nella sua dinamica.